Nando Coppola, buonasera Nando. Ciao Nando. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Noi di te abbiamo una stima incredibile, un grande ricordo, anche se purtroppo, ma lo sai prima tu di noi, la tua avventura a Napoli, vabbè, lo diciamo, è legata a un periodo di crescita, diciamo così, per non dire altro, quindi credo che ti abbia formato umanamente, perché dalle difficoltà si diventa grandi e tu sei diventato davvero un grande portiere, vero Nando? Ma diciamo di sì, oggi si può leggere in questo modo, no? Esatto, si può dare questo punto di vista, però rimane sicuramente quello che mi ha dato Napoli come società nella crescita professionale. Poi la bella vittoria del campionato di quell'anno con Novellino. Certo, 99-2000. Poi un nuovo inizio dopo Napoli-Bologna. Senti Nando, io credimi, non lo faccio con cattiveria, perché ti voglio veramente bene, perché ti stimo da grande tifoso del Napoli quale sono, prima che giornalista naturalmente. Cosa pensasti quando vedesti quel pallone carambolare in rete proprio contro il Bologna, se ricordo bene, e oggi sei un collaboratore tecnico del Bologna? Era proprio la fotografia di quel momento difficile per il Napoli, no? Quando tutto girava storto, ed era l'anno di Zeman, se ricordo bene. Sì, ma guarda, io non ho rimosso niente di quella giornata, di quei momenti, perché io mi stavo godendo il sogno di una vita, quello di giocare in Serie A con la maglia della squadra della tua città, no? Esatto, della mia città, per cui ho fatto il tifo e sono ancora tifoso, ecco. Per cui è il coronamento di un sogno per qualsiasi giovane. Ai tempi ero giovane. E sicuramente sei ancora giovane, perché sei un 78 appena, Purtroppo sicuramente non lo sono calcisticamente, poi sì, è un nuovo inizio, perché poi ci si appresta a fare altre cose. Nando, di quella giornata, ecco, di quell'episodio sicuramente rappresenta diciamo il punto più difficile, punto più difficile, ecco, l'aspetto meno bello. Che probabilmente, ecco, è successo tutto insieme e fortunatamente me lo sono tolto dai subito. E dopo c'è stata un'altra carriera. Io non immaginavo sicuramente di andare via da Napoli, però in 18 anni hai vestito la maglia del Bologna, dell'Ascoli, del Milan, del Torino. Ecco, quindi io questo dire, io volevo chiedere, visto che domenica c'è Napoli-Milan, tu che hai vissuto un po' l'ambiente Milan, anche se non hai fatto tante presenze, come la vedi domenica? Guarda, allora, io diciamo ho avuto l'onore di entrare a Milanello, già quello. Infatti, questo ti chiedevo, tu che hai vissuto un po' l'ambiente Milan, conosci bene le cose. Io ho vissuto, diciamo, due parentesi, sia Napoli che Milan, non questo Napoli e non questo Milan, perché c'erano altre proprietà, ma l'atmosfera che si respira lì è sicuramente la stessa, la certo. Voglia di vincere, di un club abituato a vincere. Ambizioso. Esatto, l'ambizione si respira e diciamo esce dai pori delle mura. Sicuramente è un Milan che sta vivendo, come il Napoli, una parte di campionato, questa iniziale, molto positiva, e sarà sicuramente una bella sfida. Ci sarà anche Gattuso, da ex, sia come giocatore che come allenatore, che vorrà fare bella figura. Ma tu a Gattuso mi sembra che l'hai incrociato nel 2006, perché tu arrivasti al Milan nel 2006. Assolutamente. C'erano Seedorf, Inzaghi, Jankulowski, campioni straordinari, Emerson, Pato, cioè era una squadra strepitosa, sì. Cafu, Maldini. Esatto, ma oltretutto io poi inizialmente ero in camera di Gattuso, perché loro erano reduci dal mondiale, perché avevano avuto
un supplemento di vacanza, il certo. nostro giro era partito diciamo un po' in ritardo, chiaro. Esatto. Per cui poi quando è rientrato a Milanello io ho dovuto restituire la sua camera. Ma al di là di questo episodio, sì, Gattuso è il Milan per sicuramente per quello che ha rappresentato, ma per quello che poi ha dato a lui come uomo e come giocatore, di conseguenza lo ha formato professionalmente, umanamente. Senti Nando, ti sei sentito in un momento l'erede di Pino Taglialatela? Perché come caratteristiche fisiche e anche come capacità di volare nei pali credo che siamo lì, eh? Ma guarda, Pino ha rappresentato e rappresenta il mito per me. Io ne copiavo le movenze e rubavo tutto quello che potevo, ma semplicemente perché parliamo di un grande portiere, sicuramente diciamo dotato tecnicamente, spettacolare nei suoi interventi, para rigori, diciamo, esatto, un portiere completo, un portiere che poi ha giocato a Napoli e nel Napoli da napoletano diciamo per tanto tempo, e non è facile in questo ruolo. Assolutamente, assolutamente. Sì, sicuramente cercavo di imitarlo, ovviamente poi dovevo essere anche me stesso, però era il tuo riferimento indiscutibilmente. Senti, ma sì, lo è stato nello spogliatoio, lo è stato diciamo in tante situazioni. Senti, ma come collaboratore tecnico del Bologna stai avendo le tue grandi soddisfazioni, ma sogni un domani di essere il preparatore dei portieri del Napoli? Credo di sì. Ma al Napoli, ecco, non si dice mai no, dai. Non si può dire di no, veramente, ecco, per noi napoletani c'è un rapporto viscerale con questi colori, con la squadra, però non c'è mai stato alcun contatto. C'è stato per un rientro a Napoli da giocatore in diverse occasioni, ma poi non si è mai concretizzato. Certo. Anche per fare il terzo portiere, per fare il famoso giocatore bandiera. Certo. E ad oggi, ecco, non ci sono state avvisaglie, però la speranza, ecco, sicuramente c'è sempre. Senti Nando, tra Meret per concludere ed Ospina, in chi ti rivedi di più? Io dico Meret, poi infatti, ma ho sempre detto che il tipo di portiere che mi appartiene è sicuramente Meret, per la tecnica, per la capacità di leggere in anticipo le conclusioni, no? Però devo ammettere che oggi Ospina, secondo me, dà più garanzia. Si è preso, ecco, la titolarità, perché ha sicuramente, diciamo, nelle scelte, sicuramente Gattuso ad oggi lo preferisce e sta veramente mantenendo uno standard importante. Nando, noi ti ringraziamo, grazie, per Nando. Essere stato con noi, speriamo di riaverti prossimamente. Grazie. Un abbraccio, buon proseguimento. Grazie, un abbraccio Nando. A Nando Coppola, ex portiere del Napoli, collaboratore tecnico del Bologna. Signori, grande colpo, andiamo in pubblicità.